Ciao a tutti, nuova video ricetta della domenica e stavolta pancakes. Ebbene sì, ogni tanto io ritorno sulla ricetta dei pancakes e la modifico a mio piacere. Stavolta pancakes totalmente vegani perché non contengono latte, burro, uova, niente. Io ho diverse ricette dei pancakes nel mio canale che vi ho proposto, ve le lascio linkate nel box informazioni. Queste sono le più semplici, ma sono estremamente gustose. Veramente io penso siano i più leggeri tra tutti quelli che ho preparato, che comunque già erano più leggeri rispetto alla ricetta tradizionale. E ragazzi, li adoro. Ovviamente potete sempre personalizzarli in base alle vostre preferenze. Ovviamente io ho messo ad esempio la marmellata per condire, voi potete mettere quello che volete per farcire, potete mettere quello che volete. Comunque, cominciamo subito. Inizio montando con una frusta elettrica il latte di soia all'olio di semi di girasole. Potete utilizzare l'olio di riso, quello che volete, l'olio di oliva non tanto perché ha un sapore un po' troppo forte. Vedete quanto si è montato il latte, cioè è fantastico il latte di soia. Quindi poi travaso il tutto in una bowl più grande e vado ad aggiungere la farina. Io utilizzo la tipo 2, ma in generale io utilizzo quasi sempre la tipo 2 per fare un po' tutto, è la mia farina universale. Se utilizzate altre farine, non so, magari se può cambiare il composto, la liquidità del composto, intendo. Quindi regolatevi, deve essere non estremamente liquido, ma neanche estremamente corposo. Quindi cercate di guardare la consistenza dal video. Aggiungo poi lo zucchero, utilizzo quello integrale di canna, anche qui così vengono, diciamo, poco dolci, se li volete, anche perché io poi vado ad aggiungere marmellate sopra, come avete visto. Se voi li volete più dolci, aggiungete più zucchero semplicemente. Se volete, potete aggiungere anche spezie, vaniglia, cannella, quello che volete. Al posto del lievito, io ho utilizzato il bicarbonato con l'aceto, come al solito. E qui cosa ho fatto? Ho preso questo cacao che è il mio preferito in assoluto, che lo trovo al Natura Sì, per me non ha rivali questo cacao, cioè viene una cosa incredibile. E ho preso un po' di composto e appunto l'ho fatto diventare al cioccolato perché volevo provare i pancake direttamente al cioccolato. Invece per quelli bianchi ho aggiunto un pizzichino di curcuma per renderli un pochino più coloriti, perché ovviamente non ci sono le uova e quindi erano un po' pallidi. Allora ho aggiunto, ma veramente poca curcuma, ragazzi, non esagerate, e neanche si sente il sapore, ovviamente, dà solo un po' di colore. Come al solito, quando vediamo che fanno le bollicine, li rigiriamo, aspettiamo un po' e continuiamo così. Quindi per la cottura è proprio come sempre, insomma, io come al solito mangio mentre cucino, i primi, cioè, me li mangio sempre io. Anche perché devo assaggiare, no? Perché altrimenti come faccio a darli ad altre persone o a consigliarli a voi se non so di che cosa sanno? Niente, quindi vado avanti così e considerate che con queste dosi ne vengono un bel po', eh? Quindi se ne volete di più o di meno, insomma, regolatevi poi con le dosi. E qui ho provato a fare quelli al cioccolato, ragazzi. E rullo di tamburi, anche questi fanno le bollicine e sono spettacolari, cioè, guardate che meraviglia. Poi io vi dico, secondo me questo cacao che trovo al Natura Sì fa la differenza. Fa la differenza perché è diverso da tutti gli altri cacao amaro che io ho provato. Ed è nettamente superiore, sa proprio di cioccolato potente, ragazzi. Cioè, è una bontà unica, veramente una bontà unica. Io infatti ormai compro sempre e solo quello, è raro che, cioè, se proprio mi ritrovo al supermercato prendo magari quello Perugina, però non è assolutamente la stessa cosa. Comunque, fatto ciò, per questi al cioccolato vi dico sono buonissimi anche da soli, anche gli altri sono buoni da soli, probabilmente questi al cioccolato hanno una marcia in più, ragazzi, parliamone. Io su entrambi ho messo la composta di albicocca. E voi direte, ma cosa fai? Unisci il cioccolato con la marmellata? Sì, ci sono alcuni dolci che vanno proprio cioccolato e marmellata e vi devo dire, sono buonissimi. Voi ovviamente mettete sopra ciò che preferite, magari anche una buona crema al pistacchio potrebbe star bene. Vi dico, questi erano entrambi buonissimi, quindi ho fatto queste due torrette per me. Una colazione super. Io spero tanto che questa video ricetta vi sia piaciuta. Se provate a rifarlo e vi va, taggatevi nei social come sempre. Vi mando un bacione, supportatemi con tanti like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!